Perché nasce un'ideologia, ci deve essere, certo, forse ci deve essere prima una riflessione, ma insomma ci deve essere un problema percepito e chiamato per nome, anche se il nome è sbagliato. Non si spiega il mondo spiegando le ideologie. Ecco, questo sarà bene che io lo scriva molto chiaramente, perché se no chiunque mi viene a dire sì, ma non hai detto questo perché non hai capito che sotto c'è un altro problema. Certo, non posso capirlo finché parlo solo di ideologie. Volevo sapere, Certo, insomma. quando Pajetta occupò la prefettura di Milano nel 1947 e telefonò Togliatti a Roma, compagno Togliatti, abbiamo occupato la prefettura di Milano, quello gli rispose, e adesso che te ne fai? Togliatti che aveva un sano senso Era della realtà. pragmatico. Cioè, era un simbolo, la prefettura di Milano. Cioè, fare una rivoluzione è una cosa, è un rivolgimento, non solo simbolico, perché sennò ogni poeta espressionista sarebbe un rivoluzionario. Si crede un rivoluzionario e lo sarebbe, invece lo si crede soltanto. D'accordo. Sentiamo un altro. Altre Prego. domande? Io ecco, Dopo questo. sono. Diciamo, si è parlato molto di soggettività e di comunicazione in qualche modo. E volevo chiedere anche se si era parlato di mobilitazione totale. Quanto questa pubblicazione è mobilitazione totale? Se questa pubblicazione, mobilitazione totale, è in fondo investita dall'Occidente che ha pensato il soggetto come il male potenziale negativo, per quella distanza che è soggetto. Che una volta che pensi quindi che l'attività umana è soltanto lavoro e non c'è resistenza, perché l'oggettività essenzialmente scompare, tutte le distinzioni culturali, quindi quella di genere, parlano parecchio, insomma, il nostro destino è il superamento di tutte queste strutture, in particolare pensiamo anche a Gentile, dove lì si estremizza completamente quel discorso, perché alla fine ogni tentativo di creare una struttura solida effettivamente si salta completamente all'aria. E in questo senso, quanto da questo punto di vista Severino ha avuto ragione a dire che questo è proprio il nostro destino, poi lui lo supera di quello che. Ecco. Sì, adesso l'immane potenza del negativo, che come a Napoli sapete benissimo Hegel, come potenza del negativo, in Hegel non perde l'oggettività. La perde come estraneità al soggetto, però Hegel continua a credere che esista lo Stato, la storia, l'economia, semplicemente dice tutte queste cose, queste dimensioni dell'esistere sono in mano al soggetto. Per fare il salto che dice lei, che poi finisce giustamente con Gentile, ci vuole Nietzsche. Cioè, il negativo si mangia tutto, 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 tutto. Non tollera alcuna struttura, anzi, sostiene che le strutture sono delle invenzioni del raddoppiamento per la nostra stabilizzazione, ma che dobbiamo riuscire a farne a meno. Anzi, sono già crollate, dobbiamo riuscire a farne a meno e vivere la destabilizzazione continua. Ho capito. E poi, in modo meno immaginifico, lo stesso dice Gentile. Chi osa resistere al pensiero in atto? Chi mi può fermare? Se qualcuno mi dice fermati, quel qualcuno sono io, è dentro di me, non c'è nulla di esterno. Ho capito. Certamente poi perdi ogni determinatezza. Citavo io e pensavo al fatto che tramite Roger, dove diciamo lì l'immane potenza negativo è mobilitazione totale, lì c'è Insomma, il diritto alla fine. Hegel inventa il lavoro come motore della storia e della realtà, ma cioè, la sua grandezza è quella, cioè, la storia la fa quello che lavora, non quello che non lavora. Il lavoro vuol dire mangiarsi il mondo, e certo, costruire se stesso mangiandosi il mondo, ma certo. Come vi dicevo ieri, la debolezza dei cattolici e la debolezza dei liberali è che non capiscono che non c'è differenza fra soggetto e oggetto. Gli uni mettono tutto nell'oggetto, gli altri tutto nel soggetto e perdono. E invece non colgono il punto della loro
del loro compenetrarsi, che non è un compenetrarsi metafisico, è un compenetrarsi nel lavoro. Solo che allora noi oggi siamo davanti a un mondo che attraverso il lavoro ha spiritualizzato tutto e ha tolto di mezzo perfino il lavoro, perché se c'è qualcosa di vero è che il lavoro è diventato una merce rara, una roba da poveri, una merce rara, e questo vuol dire che viviamo dentro una gabbia metafisica. Avrebbe quasi ragione Marx, questi rapporti produzionali limitano con le forze produttive, comunque. Forse sì, o comunque ha ragione Matrix. Viviamo dentro un'immane rappresentazione che ci uccide. L'abbiamo fatta noi, però ormai ce ne siamo dimenticati. E allora tutte queste microideologie sono tutti tentativi, quando va bene, sono punture di spillo per perforare questa gamma. Occhio che io non parlo dell'ideologia dal punto di vista dei sociologi, che sono accanitissimi, scrivono continuamente sull'ideologia, perché vogliono capire come funziona, ma non come funziona come struttura, come funziona, chi prende, perché, che tipo di efficacia c'è nell'ideologia. Certo, non è il mio obiettivo, perché diventa un'altra cosa, ecco. Diventa un'altra cosa. Io avevo un obiettivo molto polemico che faccio passare attraverso una prospettiva molto teoretica. Voglio sottolineare però un punto. Io non ho detto che la propaganda, che l'elemento oggettivo è propaganda e quindi non conta niente. È propaganda efficace. Occhio, Cioè, una ideologia è tanto soggettiva, punto di vista, quanto oggettiva, narrazione, ma perché non faccia ridere, questa narrazione deve essere condivisa, cioè deve produrre effetti, deve essere efficace, se no è un delirio. E certo, all'origine c'è la contingenza. Che cosa volete che ci sia all'origine? Chiunque pensi si accorge che all'origine c'è la contingenza. Se all'origine ci fosse la necessità, non ci sarebbe la filosofia. Vivremmo nella verità, nella sofia, non nella filosofia. Filosofia è la manifestazione della nostra infelicità, della nostra contingenza. Altrimenti, in paradiso non c'è filosofia. Buon motivo per darsi da fare per andare in paradiso. Cioè, una lotta comune è sempre una lotta contro qualcuno, se no è comune per una parte, contro qualcun altro. Non vi sarete bevuti che non c'è più la conflittualità al mondo, spero. Grazie. Prego. Abbiamo altre domande? Prego. Grazie per la lezione. Una domanda sulla caratterizzazione moderna dell'ideologia. La faccio facendo riferimento al lavoro del collega. E mi ricordavo che, lo sono andato a riguardare stamattina, che Walter Pedullano di costruire, diciamo, il percorso intellettuale del collega, questa storica sicuramente che è marxista e che si allontana un po', parla del concetto di ideologia, e sicuramente i marxisti avevano da applicare l'ideologia anche al mondo antico. Sì, certo. Poi loro si allontanano un po', insomma, dal cote marxista si diceva un po' più a Freud, Pedullà dice silenzi, i marxisti devono riempirli, Freud dice, aiuta un po' più a spiegarli, non a colmarli. Ecco. Ha tenuto conto di questo tipo di interpretazioni che avvengono anche nel mondo antico dell'ideologia, oppure... Allora... Io, grazie, avevo dei limiti di pagina. La mia capacità di contrattare con l'editore è molto alta, ma non infinita. Ecco. E dunque, no, quello che ha detto lei l'ho risolto in due righe. Ho detto, il marxismo, essendo un'ideologia, a un certo punto si acceca e comincia a parlare del mondo antico come se parlasse del liberalismo manchesteriano.
è praticamente inevitabile, ma naturalmente è, cioè, non cogli niente così, ecco, non cogli nulla del mondo antico. L'ideologia è moderna, ha bisogno di due crisi in una, la crisi dell'essere e la crisi della società, cioè ha bisogno della riforma e ha bisogno del capitalismo, cioè di società strutturalmente secolarizzate e strutturalmente antagonistiche, altrimenti non è ideologia. C'è conflitto, certo che ci sono conflitti materiali, ma non sono conflitti in nome dell'idea. Sì, ma sono proprio ciò che è caduco del marxismo, è Rostov, cioè andare a leggere la storia antica come storia di una forma di produzione, perché non era decisiva. E certo che erano schiavisti, ma figurati, perché non lo fossero. Però non era decisiva. Cioè, non solo l'autocomprensione non passava per di lì, ma le spinte propulsive fondamentali non passavano per di lì. Le trasformazioni non passavano per di lì. Proprio è il classico accecamento ideologico. E lo stesso sarebbe come dire spiegare in termini razziali, cioè la Grecia antica come Grecia dorica, come Grecia ariana, cioè sono cose che non hanno senso, ma ha senso pronunciarle alla fine dell'Ottocento, ma dire che riverberarle sul quinto, sesto secolo avanti Cristo è un gioco di specchi, insomma. Per fortuna l'ideologia è qualcosa di moderno. Gli antichi erano molto più solidi. Quando facevano politica la facevano senza tante storie. Il manifesto di Peri del discorso. Ma no, appunto, non è un manifesto. Non è... Cioè, voglio dire, non lo chiamiamo un manifesto, però il discorso di Peri per i morti del primo anno della guerra del Peloponneso è una rappresentazione idealizzata della democrazia ateniese che fa fatica a non leggere anche con dei tratti di quello che noi intendiamo. Io sono contrarissimo a questa interpretazione, l'ho detto direi il primo giorno. Io conosco molto bene quel testo perché l'ho fatto anche tradurre e mettere in una mia collana. Quel testo non è un testo ideologico perché non sta dicendo viva l'ideologia, abbasso l'aristocrazia. Non sta dicendo quello. Se lo leggiamo, c'è scritto noi in Atene siamo capaci di adeguarci agli standard ottimali della politica, che sono quelli descritti dall'aristocrazia, cioè la calocagazia. Siamo capaci di adeguarci agli standard unici, agli unici standard concepibili della politica, cioè la virtù, portando dentro la politica i lavoratori. Anche i lavoratori, e non tenendoli fuori come inadatti perché concentrati solo sul loro interesse personale. E questa non è ideologia. Perché ci sia ideologia, bisogna che ci sia la rivendicazione di un'alternativa ideale. Quella non è un'alternativa ideale, quella è un'alternativa organizzativa. Cioè dice, vedete, io che sono un aristocratico, Pericle, ho messo in piedi un'organizzazione civile, politico-sociale, che risponde agli schemi della mia mente, che sono schemi aristocratici, attraverso il coinvolgimento dentro la politica anche di chi è aristocratico non è. Sarà ben ideologia questa? No. Altro esempio, Res Gestio Divi Augusti, manifesto dell'impero. Ma no, è uno che racconta come ha sterminato i cesaricidi, come ha rimesso in piedi la politica romana, ma non contro un'altra, non in nome di un'idea contro un'altra idea. L'ha fatto semplicemente perché andava fatto. Non avevano bisogno di usare le idee per far politica. Non c'erano le idee. L'unico luogo in cui c'è un confronto fra idee è un luogo quasi fiabesco, è il logos tripoliticos in Erodoto, dove ci sono tre signori, Dario, Megabise e Otane, che fanno ciascuno
ciascuno sostiene i pregi della monarchia, quello sarà Dario, della oligarchia, che è Megabizzo, e della democrazia, o meglio, isonomia, che è Otè. Ma è un discorso di retorico, è sul genere trattazione dell'ottimo Stato. Questa non è ideologia, l'ideologia è furore sociale, proiezione ideale, tentativo di cambiare il mondo con la politica. Figuriamoci se questi tre qui avevano questa idea. Classico tema retorico, qual è l'ottimo Stato? L'idea che esiste una storia della democrazia come idea è un'idea sballata. E proprio non regge all'esame filologico e teorico. Quando gli antichi parlano di democrazia, parlano di qualche cosa che è diversissimo dalla nostra, non c'è niente di ideale nella democrazia antica, non c'è un discorso sull'uguaglianza, figuriamoci, ma perché avrebbe dovuto esserci? Democrazia è il governo dei poveri, dei molti poveri contro i pochi ricchi. Pericle dice, beh, si può anche fare qualche cosa di meno incivile. I poveri, i lavoratori, possono essere capaci di, se comando io, possono essere capaci di produrre una città virtuosa come è virtuosa la città aristocratica. È proprio un modo di ragionare diverso. Non c'è ideologia perché non c'è individuazione di un problema che necessita il cambiamento del mondo. Torno a dire, questo libro si apre con Goebbels, cioè uno che fa il ministro. Certo. L'ideologia è ideologia, altrimenti è o filosofia, utopia, in quanto ha le strutture che vi ho detto, ha le motivazioni che vi ho detto, ma trascina un pezzo di società. La trascina davvero, cioè l'ideologia sono i socialisti che si prendono dei milioni di voti. Se uno si mette a tavolino e scrive un libro, non sta facendo ideologia in quel momento. Dopodiché, la differenza tra ideologia e utopia che mettono online fa ridere, perché dice, l'ideologia è il discorso dei dominanti, l'utopia è il discorso dei rivoluzionari. Beh, ma sarà ben la stessa cosa. Sotto il profilo strutturale sarà ben la stessa cosa. Per spiegare l'ideologia devo retrocedere a spiegare la modernità. Non è l'unica chiave di comprensione della modernità. Viviamo un'epoca in cui ci sono gli individui come punto centrale e tuttavia se la società e la politica e il pensiero sono soltanto individualistici non colgono la struttura profonda di quest'epoca. L'individualismo non è l'ultima spiegazione, se no sei proprio un liberale, non è l'ultima spiegazione dell'epoca in cui la politica ruota intorno all'individuo. L'individuo è a sua volta generato politicamente o per caso è un primum ontologico. Ah. E allora l'ideologia è anche l'ideologia individualistica. Non c'è una verità dell'individualismo e poi l'ideologia. L'individuo è ciò che tutte le ideologie vedono come problema. Certo, cosa che è tipicamente moderna. Dante non vedeva l'individuo come problema. Non gli importava, non era un problema politico. L'individuo sogna di agire. Io sogno di agire, narra di agire. Già un marxista dice no, l'individuo non agisce per niente, né come liberale, perché lì agiscono i capitalisti, né come operai, proletari, perché non sono individui quelli. Quello che conta è quel soggetto collettivo che la struttura produce. Certo che il mondo è fatto di individui, o bella, la modernità è l'età in cui la presenza dell'individuo si afferma come il problema centrale, ma non è detto che per spiegare i problemi che nascono così si debba adoperare la chiave individualistica. Se no, ripeto, sei proprio un liberale.
c'è l'individuo, tutto quello che lo minaccia è male, tutto quello che gli fa è bene. Poi vai a vedere il risultato della società neoliberale, la società in cui gli individui non contano assolutamente nulla. Ah, lei ha mai fatto una telefonata a un call center di una della TIM o della Vodafone? Lo faccia, così capisce cosa conta un individuo. A parlare con una macchinetta che funziona attraverso algoritmi o a parlare con una telefonista che prende, non so, $2 al giorno? Vedrà cos'è un individuo. Io credo che l'individuo sia non solo il destinatario, ma anche il mittente. Mittente. Questa base epistemologica non è solo il destinatario, credo sia il mittente. Credo uno scenario, non è più. Se l'ideologia sia stessa, potrebbe diventare scenario, sembra uno scenario. Cioè, lei dice che quella. Quella voce artificiale o quella signorina sottopagata sono lì perché c'è un individuo che le manda lì. Non è un individuo, è un sistema. Gli individui non esistono più. Non hanno più consistenza politica, altrimenti non saremmo qui a parlarne. Certo, mica ti vengono a dire siamo una società schiavistica. Ti dico, siamo una società liberale, società aperta, l'individuo ha dei diritti. Ecco, tanto per essere precisi. Dice, l'individuo ha dei doveri e delle energie. Il punto è che non ha dei doveri verso entità strane, lo Stato, il re, la patria. Ha dei doveri verso se stesso. Vuole mangiare? Che lavoro? Competa? Concorra? Non ci riesce? Soffre. Facciamo anche il capitalismo compassionevole, se vogliamo, ma non credere di avere dei diritti. Perché avere dei diritti vuol dire che hai davanti a te una struttura che ti deve riconoscere, e questo costa. E non esistono pasti gratis. Non hai il diritto di mangiare gratis. Proprio. E dunque c'è un'alternanza di euforia, dai che ce la fai, con un'alternanza di, insomma, lei dice repressione, diciamo di severità. Guarda, la durezza del vivere, guarda che sei responsabile tuo, cioè se cadi nessuno ti viene a sollevare, datti da fare, occhio. Sei caduto, è colpa tua. Sei indebitato, è colpa tua. Sei ammalato, è colpa tua. Sei licenziato, è colpa tua. E come? In una società perfetta come la nostra, dove c'è la circolazione delle persone, del lavoro, se perdi un posto ne trovi il giorno dopo un altro, se sei disoccupato sarà ben colpa tua. Vuol dire che proprio non hai la stoffa del lavoratore? Sarai mica un hippie. E certo che vanno insieme le due cose. Il neoliberismo non è l'affermazione di qualunque individuo dotato di diritti, è l'affermazione di un individuo imprenditore. E gli imprenditori non hanno diritti, hanno prospettive, energie, opportunità, obblighi, devono correre, devi correre. Competition is competition. Questa è la prima volta che l'ho sentita da Prodi. Competition is competition. Questo è il mondo in cui viviamo. Dice, no, non è vero, noi siamo compassionevoli. Mica vero. Non è vero, noi abbiamo ancora lo Stato sociale. Se andiamo a vedere, ce n'è rimasto pochino e di cattivissima qualità. Scuola, università, sanità. Non è che sia sta cosa. No? E poi su quella si taglia. Niente diritti, solo doveri e opportunità, quelle sì. Cioè non ci deve essere una preclusione a priori. Certo, se vuoi fare la Coca-Cola e c'è già la Coca-Cola, magari perderai la competition con la Coca-Cola, te ne devi inventare un'altra. Non ci riesci? Sei mica tanto adatto a questo mondo.
Il soggetto non si riconosce mai nella propria opera, secondo la logica individualistica. Detto ancora in un altro modo, i soggetti non hanno mai una quantità di informazioni capace di saturare l'esperienza. Questo è proprio Hayek. Cioè, si va a tentoni. Io provo a fare la Coca-Cola, mi va male, ne provo un'altra. Non capirò mai, non esiste un punto di vista che mi consenta di capire l'intero processo. Il vero è l'intero, è la più grossa menzogna. Perché vorrebbe dire che c'è qualcuno che ha la verità in tasca, e nessuno la deve avere. La verità è che nessuno ha la verità in tasca. La fine del legame sociale posta in essere dal neoliberismo è vera. E non lo si mette insieme così a parole. Certo.